È ora dell'aggiornamento! Animali! Fail epico perché pensavo che l'aggiornamento fosse alle 6 del mattino, invece sarà alle 8 e io vi giuro su tutto quello che volete che per fare il video mi sono svegliato alle 6. Dio Cristo! Vi domanderete perché indosso il cappellino per lo stesso motivo per il quale mi sono svegliato alle 6, proprio perché ho una testa di... Ma entriamo subito nel vivo e andiamo a vedere l'analisi di questo aggiornamento sui mutanti. Novità, tre nuovi personaggi, tre mutanti. Abbiamo Iceman che sarà di tipo Blast, sarà un personaggio pay perché non servirà il selettore giornaliero, ma si otterrà con un pack, che è questo che vedete. È disponibile nel negozio. Andremo poi in game ad analizzare meglio il personaggio. Secondo personaggio, Giubecca, Jubilee, anche lei Blast e anche lei a pagamento. A differenza di Iceman, bisognerà comprare il pacchetto giornaliero delle biometrie degli X-Men. Come ultimo personaggio aggiunto in questo aggiornamento ci sarà Bishop, anche lui di tipo Blast, e sarà l'unico dei tre che sarà gratuito perché sarà ottenibile dalla nuova frattura dimensionale. Frattura dimensionale che andiamo a vedere, oltre a dare biometrie per Bishop, darà anche una carta nuova, Uncanny X-Men. Ben quattro nuove uniformi che sono quelle di Storm, di Beast, di Jean Grey e di Psylocke. E Jean Grey costerà non poco, infatti 1500 cristalli, ma penso che sia un uniforme davvero top. L'effetto è quello di aumentare il 15% tutti gli attacchi e l'effetto proprio dell'uniforme aumenterà gli attacchi del 20%, le difese del 20% a differenza delle altre. Sembra anche molto buona quella di Psylocke che aumenta del 30% la possibilità di penetrazione e aumenta gli HP del 20%, mentre quella di Bestia e di Storm aumentano la potenza dell'effetto delle skill Scientific Mind e Weather Goddess. Jean Grey che passerà inoltre a fascia T3 e dalle immagini della GIF andremo dopo a vedere in game, sembra davvero una T3 devastante. Altra novità è che viene sbloccato il potenziale per questi sei personaggi, i sei mutanti, Iceman, Jubilee e Bishop appunto come new entry, Storm, Jean Grey e Beast come personaggi che erano già esistenti, quindi si potranno portare a livello 70 e Jean Grey appunto a fascia tier 3. Una delle cose per le quali sono molto contento sono le ricompense che andranno a dare per solo il primo completamento dei piani di Shadowland. Come potete vedere si potrà arrivare fino al piano 130 e verranno date le seguenti ricompense, ricompense che non sono niente male. Al piano 130 c'è un selettore CTP, al piano 105 avremo un ottimo ticket di avanzamento fascia 2, all'80 un ticket per passaggio di uniforme a livello mitica, quindi oltre varie piume di fenice, frammenti e cubi, quindi davvero niente, niente male come ricompense. Ci vorrà appunto un bel po' di tempo per arrivare sicuramente a prenderle tutte, però alla fine ragazzi sono cose messe lì, un tesoretto gratuito. Come al solito è stata poi aggiunta una nuova collezione uniforme che è quella degli X-Men e al completamento verranno date 300 Macran Shard. Se riuscite a completarlo entro 26 giorni verranno dati addizionalmente 375 cristalli. Ragazzi, appena finito l'aggiornamento, nuovi personaggi, nuovi uniformi e Jean Grey Tier 3. Andiamo a scoprirlo insieme. Vediamo subito le uniformi e compriamole all'istante. Allora, uniformi consigliate. Abbiamo un tesoro di 20.000 cristalli, sciacquiamoli. Eccole qui, bestia 1050, solita come sempre scontata. Per 6 giorni al posto di 1750 e la prendiamo. Una Psylocke che di primo impatto vi consiglio già, carina. Poi effetto uniforme, 30% di probabilità di perforare con effetto immunità mentale. Aumenta di 20% i PV. Buono.
Ovviamente la nostra tempesta Justice for Tempest, for Storm, detto una cazzata, 1050 anche lei. Dovrebbe anche la sua uniforme avere l'effetto di aumentare un'abilità che è Dea del Clima. E infine lei, la Dea, Jean Grey. Cioè 2500 cristalli scontata a 1500. Effetto uniforme, aumenta di 15% tutti gli attacchi, si applica ovviamente a se stessi. Compriamola all'istante. Vediamo subito anche la nuova frattura dimensionale. Nuova ricerca, Biscione. Quindi anche con la frattura dimensionale si ottiene questa nuova carta che è un cani X-Men e le biometrie di Bishop. Ed ecco che finita la prima missione della frattura dimensionale nuova di Bishon, avremo ottenuto come ricompensa la copertina nuova, la carta fumetta nuova, Uncanny X-Men, e come ricompensa primo completamento le biometrie, o meglio il gene X di Bishop. Andiamo subito ad ottenere i nostri X-Men. Quindi con il pacchetto Gene X, come vedete, possiamo prendere Jubilee e Bishop. Vabbè, Bishop ovviamente è meglio con la frattura dimensionale, ma non sarà possibile prendere Iceman. Quindi ovviamente andiamo a selezionare Jubilee e otteniamo così il nostro personaggio. Per Iceman dovete andare su negozio. Acquisisci potenza personaggi e pagare la modica cifra di 2500 cristalli. Eccolo qua. Paghiamoli e otteniamo quindi l'uomo ghiaccio. E anche 200.000, no, 2, 1, 2, 3 e 2 milioni. Vabbè, non si buttano, non si buttano. Adesso per continuare a comprare biometrie Gene X per Iceman dovremo continuare a spendere 1250 cristalli. Direi una cazzata, quindi utilizzo sicuramente il selettore. Che ne ho 7. Ecco l'uomo ghiaccio che in un colpo è arrivato a fascia 2. Iceman, leader, riduce il tempo di ricarica abilità del 4%. Buono. Passiva, 40% di probabilità di non subire danni da freddo. Ce ne frega un cazzo. Si applica a se stessi, aumenta l'effetto tutti dei potenziamenti di 30%, riduce tutti i danni ricevuti del 30%, aumenta i danni d'abilità. Solita passiva è fascia 2. Vediamo le mosse, si applica ai nemici stordimento, nulla di che, anche questa, paralisi, spuntone congelato, si applica ai nemici, infligge 25 di danno di sanguinamento ogni secondo, ok, rimuove elasticità, cos'è elasticità? Super corazza, tutte le difese più 15, buona, stordimento, applica... Aumenta tutti gli attacchi del 20%, tutte le velocità, colpi critici. E l'ultima. Provoca 40% di danni di freddo ogni un secondo, stordimento, paralisi, invincibilità e vale. Quindi la 5 dà invincibilità. La 4 aumenta il buff di attacchi. 5, ok. 5, quindi potrebbe esserci un 4-5 adesso o un 5-4 adesso. Vediamo. Vediamo subito l'uomo ghiaccio. Allora, vediamo la 4 che dovrebbe dare il buff, giusto? Il buff di attacco, esatto, velocità, buff di attacco e probabilità di colpi critici. La 5 che fa questa... Ulla, un gigante di ghiaccio! Urca cagna! Spunto... Oh, questa è forte, che dà stordimento, paralisi, giusto? Da diversi... status. Che mossa, va tutto a scatti ovviamente. Freddo, paralisi e la stordimento mi sembra. Va bene, dai. Poi, qua gira la ruota. Guardiamo gli spunto. Là, gira la ruota di spuntoni. Questa dovrebbe dare paralisi, se non sbaglio.
Come status, negativo, esatto. La 1 che la calcio volante potente, danno da freddo. Mentre la 3 è l'uomo ago. È l'uomo ago, cheat, Zeb89. Chewbacca invece leader, aumenta la resistenza mentale di 12%, le due passive, proprietà di attivazione 70% quando attacchi, plasmoide, energetico prova 30%, danni bonus ogni un secondo, fino a 5 sovrapposizioni, vabbè. La passiva T2 aumenta del 50%, no, 50% di non subire danni mentali, aumenta i danni di abilità del 30% e danni bonus del 30%. Palla veloce, un attacco normale, luce accecante, si applica ai nemici, 30% di probabilità di attacco a vuoto, buono, mentre la 3, 100% di probabilità di immunità da tutti i danni, solita invincibilità 5 secondi, quando usi i comandi manuali il tuo personaggio attaccherà continuamente i nemici vicini. Andiamo dopo a vederla. Ora della festa, un attacco anche questo normale, però muovi con il V-pad mentre usi un'abilità, andiamo a vederla. E la 5, petardo, aumenta di 20% l'attacco energetico, protegge da due colpi e via via, andiamo a vedere l'abilità. Carino come personaggio, mi piace Jubilee. Allora, proviamo la 5. Bello! Ok, quindi aumenta. Protegge da due colpi e aumenta l'attacco energetico di 20%, ok? La 4 dà status a quel plasmoide che continua a fare danno se non sbaglio. Ma qual era la mossa che potevo muovere il V-pad? Non questa. Boh, vabbè. La 2. Status cecità, ok, quindi i nemici possono andare a vuoto. La 1 invece, ancora quel plasmoide lì de minchia. E invece la 3 fa questo raggio laser che proietta l'immunità a tutti i danni 5 secondi. E continua la 3. Mi ricorda Nova. Nova BA, Battaglia dell'Alleanza. Potrebbe essere interessante perché è continua. Vabbè che anche quella di Ciclope era continua e faceva cagare, però prendiamola in considerazione. Ok, siamo con Biscione, inutile dire il perché di questo soprannome. Leader, aumenta il 20% la difesa energetica, aumenta il 4% l'attacco energetico. Resistenza, riduce i danni energetici ricevuti del 35%, la passiva T2 è solita, 100% di probabilità di non subire danni energetici, impila tutti i danni energetici subiti, aumenta l'attacco di 4% per ogni 1% di danno ricevuto. Quelle attive, se applica ai nemici, stordimento paralizza, è un attacco normale, tattiche future, poi punizione, anche questo è un attacco normale, senza status. Colpo vendicativo, si applica ai nemici, paralizza, si applica a se stessi, aumenta i danni del 50% per due attacchi, buono, 100% di probabilità di immunità a tutti i danni per 5 secondi e attacco normale. Scarica energetica, stordimento, provoca 30% di danni di bruciatura ogni un secondo e attacco normale energetico. La 5 provoca 30% di danni di scossa ogni un secondo, però... bisogna vedere se è un attacco normale. Provoca 30% di danni di bruciatura ogni secondo, eccetera. Non mi sembra particolarmente potente, però potrei dire una minchiata. Andiamo a vedere. Ok, resistenza riduce i danni ricevuti del 50%. Vediamo un attimo gli attacchi. Ah, ecco perché l'attacco scossa. Lui bruciature, interviene Storm che fa danni elettrici. Bella, bella la combo. La 4. Status. E dove vanno, Figaro? Stordimento. La 2. Questo ciclone non mi sembra particolarmente potente.
La 1 spara, facendo danni e facendo status che non riesco a vedere. E la 3 è l'invincibilità, giusto? Sì. C'è la probabilità di immunità a tutti i danni per 5 secondi. Cosa volete che vi dica? Non mi sembra sta potenza, Bishon. Boh, vediamo più avanti. Finalmente la regina, la felice. Andiamo a vedere perché con l'uniforme cambiano praticamente tutte le mosse, ma tantissime mosse cambiano. Ragazzi, c'ho sonno, sveglio dalle 6. Allora, culetto niente male, 5. Ok, perfora la corazza e balle varie e aumenta tutti gli attacchi 15% e solita storia, la 4. Bella scenica. Ok. La 2, ok, e la 3. Dai che voglio vedere la tier 3, caricati, caricati come una via del male. Ci siamo. Pronti? Sale in cielo, va tutto a scatti, Dio buono. La Madonna! Porca vacca! Bella, bella, bella! Ragazzi, il video termina qui, me ne torno a letto. Un grosso saluto a quelli che mi hanno detto che l'aggiornamento era disponibile dalle 6. E niente, lasciate il solito like, supportatemi, date una mano e buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao!